Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Grazie. Da quello che diceva Luca, finiamo con questo piccolo intervento, quindi io dovrò essere... Sei la ciliegina. Appunto, vedi, io mi sono portato un palloncino. Oggi credo che il titolo di questa manifestazione sia molto particolare. E il fatto che ci siate così in tanti, anche presenti, vocianti, fa bene, perché parla con noi... È una cosa che tutti quanti noi ci dobbiamo porre, dico noi padri, io sono padre di 4 figli e qualcuno ha l'età vostra, perché parto da 15, 13 e 10, quindi credo che di condividere la stessa esperienza sia dei genitori che sono qui e appunto l'esperienza dei figli che hanno la stessa vostra età. Quando Luca mi ha invitato a questa manifestazione, io gli ho raccontato così d'amblè una storia che mi aveva colpito, perché un giorno mi sono trovato in un posto davanti a un ascensore e dovevo salire, e a un certo punto è arrivata una bambina della vostra età. Io ho chiamato l'ascensore e la bambina è rimasta lì, abbiamo aperto e siamo saliti insieme in questo ascensore. Era una bambina molto carina, e io che sono conosciuto, loro mi sanno, io sono uno che abbraccia, che saluta, che bacia, che cosa, e avendo dei figli, avendo dei bambini, sono anche abituato a questo. In quel momento mi è preso il panico, io sono rimasto per 5 piani con questa bambina schiacciato contro il muro a non sapere che cosa fare. E la cosa che mi viene da dirvi è questa: il grandissimo dolore che una situazione del genere, parlando appunto di pedofilia, di cose, di orchi, di cose bruttissime, è non mettere più noi nella condizione di avvicinarci a un bambino e di poterlo carezzare. E di carezzarlo, questa è la cosa più terribile che possono farci e che stanno facendo a tutti quanti noi. Io voglio parlare con i bambini, voglio che i bambini parlino con me, parlo con gli amici dei miei figli che vengono a casa e i miei figli vanno a casa di altri genitori e ci parliamo. Quindi l'unica cosa che vi chiedo, è perché credo che sia importante che noi vi lanciamo questo tipo di messaggio, che è il titolo di questa cosa, parlate con noi genitori, parliamoci sempre, non parliamoci dietro la pagellina, non parliamoci quando il professore, il maestro o la maestra ci chiamano semplicemente per dirci va bene o non va bene. Proviamo a parlarci, ove sia possibile, quando è possibile, di qualunque cosa. Ritornate a farci entrare dentro un ascensore e se vediamo un bel bambino, una bella bambina, possiamo dirgli molto tranquillamente sei molto carino, ho molto piacere di incontrarti. Quando saremo ritornati a questo, ce l'avremo fatta. Io vi faccio fare solo un giochino per finire, stupido stupido. Allora, prendete tutti la mano destra, mi aiuti? Mettetela così, in aria, non in aria, dritta davanti a voi, così. Prendete la mano sinistra, dito indice, quindi questa aperta così, dito indice con quell'altra. Cominciate a percuoterla. È una deformazione teatrale. È quella, cioè, è quella. La destra vostra e la sinistra vostra. È quello. Cominciate a batterla sopra in questa maniera qui. Va bene? Con un dito, con un dito, con un dito, con un dito solamente. Adesso con due. Con due, con due, con due. Fate esattamente quello che vi dico. Con tre. Con quattro. Con cinque. Con quattro. Con tre. Con due. Con un dito solo. Grazie. Grazie Massimo e grazie a Luca per questa iniziativa.